in questa nostra rubrica assolata, calda, questo pomeriggio di luglio, ma noi non demordiamo. Noi siamo qua sul Belvedere in Piazza Castello, la Langa del Barolo, uno dei bellissimi punti Belvedere appunto di questo sito, il 50° sito italiano dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte di Langhero e Monferrato. C'è una leggera foschia perché il calore è veramente forte a quest'ora, non sono ancora le 16 quindi siamo nel massimo del calore, ma siamo al massimo anche della bellezza di questo territorio che qualche giorno fa ha avuto anche la tragedia, ha vissuto la tragedia di una fortissima grandinata in alcune zone del territorio, ma questa zona della Langa del Barolo è stata pressoché risparmiata. Ebbene, noi siamo in un luogo meta di turisti, meta di villeggianti, meta di scopritori di questi punti panoramici bellissimi e oggi siamo nel primo punto Belvedere. Siamo appunto in Piazza Castello, vicino a questo cerchio bellissimo che è stato realizzato grazie alla Regione Piemonte, all'Associazione Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli di Langhero e Monferrato, e li scopriremo tutti e sei uno a settimana. Intanto il nostro periodico appuntamento con voi di ogni giovedì pomeriggio appunto su Facebook, questo social che vogliamo mantenere e sviluppare sempre di più per farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. Da questo panorama noi scorgiamo tantissimi comuni della Corzone, possiamo vedere Serralunga d'Alba, abbiamo Monforte, abbiamo Barolo, altri comuni che si vedono in lontananza, Diano d'Alba, ebbene una bellezza, come si dice, ai nostri occhi. Questo comune, un comune molto particolare dove la vinificazione del Nebbiolo porta a questo straordinario Barolo, uno dei comuni dell'Unione dei Comuni della Langa del Barolo, come vi dicevo, ed è stato realizzato questo punto Belvedere molto recentemente, nel 2021, da un finanziamento di Regione Piemonte e del Comune di La Borra, un intervento abbastanza cospicuo ma che ha reso veramente gloria a questo posto, che è meta di migliaia di visitatori tutte le settimane. Ecco, possiamo davvero vedere questo skyline meraviglioso, tutti i paesaggi del vino che sono in grandissima fioritura, quindi ormai il grappolo con questo caldo sta aumentando nella sua capacità appunto attrattiva di tutto quello che è il grappolo stesso, che poi verso settembre verrà vinificato. E noi davvero ci spostiamo di pochissimo per farvi vedere e poi salutare questa bellissima realizzazione, uno dei sei punti Belvedere, dove voi potrete, se verrete su a trovarci in questi meravigliosi luoghi, scattare una foto ricordo veramente bellissima. A tra poco. Come vedete, mi trovo in mezzo a questo bellissimo cerchio, questa realizzazione, questo legno massello molto importante, dove potete leggere la Langa del Barolo, Belvedere in Piazza Castello, La Morra, provincia di Cuneo. Con un QR code dedicato potrete poi scorgere tutto quello che c'è da sapere sul 50° sito dei paesaggi vitivinicoli, di cui veramente è una postazione romantica, molto bella. Questo bando, che è stato realizzato per definire chi potesse come architettura essere premiato con la realizzazione di questi punti Belvedere, è stato realizzato nel 2021 da un concorso bandito dalla Regione Piemonte, dall'Associazione Patrimoni, e questo è il frutto di questo lavoro. Ce ne sono sei al momento nel nostro territorio UNESCO e, come vi ho detto prima, ogni settimana ne scopriremo uno, e di qua si può veramente scorgere, vedere tantissimo e immaginare qualcosa di particolare. Io vi saluto, vi ringrazio, Roberto Cerrato, i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhero e Monferrato. Alla prossima trasmissione. Grazie.